Però va detta perché all'Europarlamento l'altro giorno sono stati bocciati gli emendamenti della Lega, no? Credo, ma non solo della Lega, a favore dei disabili. Che è successo? Dico velocemente, si votava tutto un articolato che avrebbe comunque condizionato i prossimi 10 anni al mondo della disabilità. La Lega ha presentato 4 emendamenti molto migliorativi e sono stati bocciati. Però c'è una notizia molto positiva. Qual è? Qual è? Che nonostante i gruppi parlamentari che sono su a Bruxelles hanno dato contro, la forza, ad esempio, del Partito Socialista, cioè il Del PD. PD, invece ha votato a favore. Sì. Esatto, anche la componente, naturalmente Fratelli d'Italia e tutti i conservatori hanno votato a favore insieme alla Lega, al gruppo della Lega, e ha votato a favore anche il Movimento 5 Stelle, nonostante il gruppo misto di cui fanno parte ha votato no. Quindi lì c'è stata una sorta di gioco di squadra, Italiano di proprio. italiano, Ah, ecco. e questa è una cosa che fa piacere perché quando si va lì bisogna anche portare a casa i risultati per il Paese. Vediamo anche su altri aspetti economici, anche perché la Lega, quando c'è qualche provvedimento di qualche altra parte politica, quando reputa che è opportuno e buono per il Paese, non ha nessuna E noi difficoltà lì dobbiamo fare un a votarlo. grande gioco di squadra, mi sa. Esatto, Allora, saluto dando due notizie. Intanto, proprio il tema di cui stavamo